Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Ragazzi, ci sarebbe una possibilità per quanto riguarda, insomma, le indiscrezioni di un Romagnoli in maglia nerazzurra o bianconera. Ora, noi sappiamo che c'è una gran rivalità fra il Milan e la Juventus e fra l'Inter e la Juventus, però sappiamo anche, ragazzi, che molto spesso ci sono stati trasferimenti fra queste squadre, specialmente fra Milan e Inter. Cioè, molti dicono: cavolo, ma è un derby, ma com'è possibile? Però non lo vivono come Roma e Lazio, quando, insomma, se ne conta uno ogni secolo, e in questo secolo è Kolarov, cioè già stato, e nemmeno se sono passati fra Roma e Lazio, perché se no, salvate cielo. Stiamo parlando, ragazzi, più semplicemente di un trasferimento che potrebbe accadere. Perché potrebbe accadere? Voi direte: sì, ma perché noi dovremmo dare via Romagnoli, tifosi del Milan? Diciamo che il fattore non Champions League, sempre più probabile, costringerebbe il Milan a cedere qualche pezzo pregiato. Si parla magari di un Donnarumma, che comunque non so se dovesse se andare via, però se dovesse andare via, insomma, sarebbe un bel problema da rimpiazzare. Magari si parla, che so, di un Romagnoli, che ok, è anche il pilastro della squadra, però se ti danno 50 milioni di euro, tanto vi metto l'articolo qua e mi sposto un po' più qua, perché, insomma, non accettarli questi soldi? Insomma, stiamo parlando di questo, ragazzi, stiamo parlando di una squadra che rischia di dover vendere qualche pezzo pregiato, qualche prezzo peggiato, e Romagnoli potrebbe essere uno di questi. La Juventus senz'altro punterà a Romagnoli. Perché? Perché, ragazzi, Romagnoli è un futuro titolare della nazionale italiana, e su questo credo non ci siano alcuni dubbi. La Juventus ha già Rugani, ha già Caldara. Fare la difesa a tre, Rugani, Romagnoli e Caldara, significherebbe veramente avere il futuro in pugno. E questo la Juventus vuole. Al di là di Benassia e Ovedes, che sono due ottime riserve, Benassia nemmeno troppo riserva, Ovedes per il momento sì. Al di là di Barzagli, che fra poco si ritirerà, e al di là di Chiellini, che magari avrà due anni al massimo, tre, e poi comunque anche lui saluterà. Molti giocatori verranno, diciamo, obbligati ad integrarsi, i vari Caldara magari, ma lo stesso magari Romagnoli, anche Rugani si sta ancora integrando. Quindi per me la Juventus potrebbe assolutamente fare il passo su Romagnoli. Per me, con un'offerta di 50 milioni di euro, il centrale ex Roma saluta Milanello, perché Milan potrebbe aver bisogno di questi soldi. Dall'altra parte c'è l'Inter mi sembra un'ipotesi ancora più, diciamo, più improbabile rispetto alla Juve, perché è l'avversaria, e perché, diciamo, comunque non è che Romagnoli ti fa Lazio, quindi non è che, insomma, ti fa Milan, è attaccato lui, insomma, basta che danno più soldi, e un progetto più ambizioso credo che gliene freghi veramente poco. A parte questo, Romagnoli, ragazzi, secondo me l'Inter gli potrebbe far comodo, specialmente se l'Inter dovesse centrare nella Champions League, specialmente se l'Inter dovesse continuare di questo passo, perché se arriva non so se si parla di mercato di gennaio o di giugno, cioè si potrebbe parlare di entrambi, però se arrivi al mercato di gennaio come prima in classifica, prima della classe, fai gola, e poi, insomma, l'Inter i soldi potrebbe avere, grazie magari ad una probabile qualificazione in Champions League, motivo per cui questa spesa potrebbe anche essere fatta. Poi si parla anche di introiti che arriveranno a gennaio, e io dubito che a gennaio sia questo trasferimento, però a giugno sì, a gennaio ci saranno, insomma, gli ultimi vincoli del fair play finanziario per l'Inter, però a giugno potrà spendere molto. Quindi sinceramente io starei attento, perché secondo me Romagnoli si potrebbe muovere a fine anno, a meno che il Milan non riesca ad uscire da questa situazione, e finora ad oggi non c'è riuscita. Poi vedremo, insomma, come andrà, perché non mi sento di esprimermi in situazioni che ancora non conosco. A meno che non esca, qualche pezzo pregiato va venduto, e lui potrebbe essere uno di quelli. Fatemi sapere come sempre con un commento qui sotto che cosa ne pensate. Vi passate, ragazzi, il link in descrizione, OneFootball. Io vi ringrazio per la visione. Bocciola dall'Ale come sempre. Ci vediamo ad un prossimo video.